Namaste, io sono East Brave, bentornati ad un altro episodio di XCOM 2, direttamente dall'azione. Mancano 8 turni per conquistare la nostra scaricare i progetti di elaborazione meccanica e dobbiamo neutralizzare i nemici. Abbiamo tutta questa roba qua. Questa missione ho avuto un po' di problemi a farla partire, perché ho provato a riavviarla eccetera, ma continuano ad esserci quei bug che il riavvio delle missioni, che è una mod, mi dà, e sono praticamente che ogni tanto mi inizia la missione con una sola persona che può muoversi, gli altri no, e a volte non mi mostra le armature. Questo giro finalmente ve l'ho mostrate, quindi vediamo un po'. Questo però è il salvataggio, non è il riavvio della missione. Quindi vediamo di iniziare con il signor Giorgio sul tetto? Giorgio sul tetto. Vediamo se e cosa vedi da qua. Ok, abbiamo i primi tre nemici, che sono due soldati e un Archon, che vedono fin qua, quindi tu puoi andare qui, direi. Poi però lo puoi stare in guardia. E gli altri li muoviamo su di qua. Quindi magari prendiamo te, Caramella, e vieni qua in fondo. Prendiamo te e vieni qua. Ok, mi muovo. Kramer ha anche un paio di abilità nuove che potrei utilizzare in questa missione. Lady Boom, vieni qua sopra. Tank, vieni qua sopra. Giullare, vieni qua dietro. E il DF, viene qua. Quindi intanto ci muoviamo tutti qua sopra e vediamo un po' cosa fanno i nemici. D'accordo. Abbiamo anche una cosa da violare da questa parte, a proposito. Possiamo violare da qua. Vediamo che cosa c'è qua dentro. Allora. Riduce la volontà del micro al 50%, 75% di successo. Lo facciamo fare non a Thomas, però lo facciamo fare a il DF. Che è ancora più sicuro. Infiltrazione nel sistema in corso. Facciamo questo, aspettiamo ancora un attimo, perché mi sa che se lo faccio lì in casino, lì allerto. Ne prendiamo te e facciamo zona letale di qua. E a questo punto attacchiamo direttamente con la granata? Ma sì, attacchiamo con la granata subito. Sono in movimento. Ok, c'è una torretta qua sopra. Vai. Giù la testa. Cucù, ragazzi. Ok, ho fatto 8 danni critici a lui e 6 e 6 agli altri. Mancato purtroppo lui, le truppe. Fuori una. Sistemato. Sull'altro niente. Dobbiamo prendere il controllo di una torretta adesso anche. Thomas, potresti prendere il controllo di questa torretta qua? Affermativo, mi muovo. Dunque percentuale? Sembra molto utile. Con un 61%, vai. Ok. Abbiamo controllo della torretta. Io può vedere. Può sparare all'altra in teoria. Tu hai un 78%, 20% di dodge. A quanto pare sono state aggiornate queste cose. Perché appunto abbiamo queste cose qua un po' strane, anche queste. Tu direi che vai qua. Ah, c'è un... ah no, ok, sempre quello. Colpo a catena?
sapevano se faceva un critico o cosa, quindi va bene lo stesso. Il signor Kramer può venire qua. Nessun problema, capo. Sparare a lui. Perfetto. Tu sei ancora nascosto, quindi ti muovo. Quindi ti muovo qua. Forte e chiaro. E c'è un'altra torretta là. Potevo mi provo a sparare tra di noi. Ma... Ah, tra l'altro non si era neanche attivata sta torretta. Ok, allora il DF mi sto muovendo. Viene qua. E mi viola questo. Accesso al sistema. Sì, infatti vedevo che ci sono un paio di caratteristiche in più che vediamo segnalate in giro. Qua la cosa è minuscola, ma... Ah, non ce l'abbiamo fatta. La camera è un po' incasinata, ma va bene. Mi sta bloccando. Quindi questa è bloccata, non possiamo farci niente? Ah sì, adesso non possiamo più farci niente, va bene. Tu vieni qua. Vado. Vedo troppe advent. C'è altra gente. ...96 su quello. E sotto ci mostra C damage, critical damage più 4. E poi ci mostra appunto il danno che possiamo fargli. Se lui ha 10 energia vi mostra la barra, insomma, di quanto male gli possiamo fare. Ok, quindi tipo lui ha 8 di energia. No, non so esattamente, vabbè, facciamo questo intanto. Ah no, era le percentuali sotto. Così si fa. Era le percentuali, ok. Ok, comunque la torretta è andata e abbiamo ottenuto una promozione con Albert e continuiamo. C'è ancora qualcosa che si muove dal mio orecchio destro. Vuol dire più o meno vicino alla nostra posizione. Non so se avete visto Kramer volare prima di tutto. Ah, va bene. Doppia granata. Ok. Lui è caduto. È scivolato prima che gli potessero sparare. Ok, allora adesso bisogna uccidere questi due. Kramer? Non è che fai dominio su di lui? Nah. Tu puoi fare miccia. Qui. Gli facciamo esplodere questa e gli si è fatto un danno d'armatura. Tu hai la possibilità di disintegrarlo con sto colpo. 11 danni non bastano. Rimbalzato sulla corazza. Fuori uno. Proprio così. Agli ordini. Ah, mancatissimo. Colpo a vuoto. I'm going. Di qua facciamo demolizione. Ci siamo sicuri che l'ho scoperto adesso? Tu dovresti, uno di voi due dovrebbe curare, però tu non puoi.
E Albert ha già sparato. Abbiamo anche la sonda craniale. Andiamo di sonda? Vai! Check collegato. Informazioni che conducono una struttura, piccolo archivio dati. Vai con questo. Ah, bassissimo. Far subire danni da feedback al soldato. A me? Ho subito danni. Ah, 3 danni, wow. Confermo. Pitbull viene un po' più avanti. E ci fa vedere. Dobbiamo arrivare là in 6 turni ancora. In movimento. E vediamo di avvicinarci. La torretta non posso muoverla, quindi sta in guardia. Iniziamo a distruggerla a sto punto. Torretta. Mi sono rimosso la guardia da solo, va bene. Ok, turno un po' infelice, ma va bene. Fa un po' troppo caldo per i miei gusti. Adesso ti sposto. Tanto stavo notando che c'è un cadavere a mezz'aria qua. Ottimo. Niente male. Torretta andata, adesso prendiamo Pitbull. Facciamo venire qua. Roger. Facciamo venire qua. Spidey. Uso il rampino. Uso il rampino per fare un po' di strada e adesso vediamo di farlo correre. In qua. Tu devi essere curato. Tu puoi andare qua. Affermativo. Puoi andare qua. Sono già lì. D'accordo. Vado in posizione. E tu puoi curare. No. Sì. Bot medico in arrivo. Ok. Ok, Pitbull. Raggiungo la posizione. Vedi qualcosa? Sì, sono altri 3 e eccoli qua. Non credo che questo abbia 7, credo sia nascosto dietro qualcosa. Comandante, intanto, abbiamo conferma infatti del punto di accesso esposto. Ok, ce li abbiamo adesso. Quindi forte e chiaro. Ok, quindi se ci avviciniamo da questo lato, abbiamo la porta. Un po' più tranquilli. In movimento. On it. Corro. Signor Vader, lo muoviamo qua. D'accordo. Corro. Ok, facciamo il giro di qua. Eseguo. Sto di guardia. Questi si muovono, adesso arrivano fuori. L'hanno visto? Non ho visto. Ok, però sono qua in mezzo adesso. Non è così terribile. Copritemi sui fianchi. Adesso comincia a diventare un po' peggio.
Ok, allora 26, 27, 43, 43, 55. Tu non puoi usare questo perché? Perché non lo vedi. Tu però puoi dominare uno di loro. Quindi prova a dominare questo. Controllato mentalmente, ottimo. E questo ce l'abbiamo fino a fine missione, abbiamo un arco. Poi tu devi venire a disintegrare questo. Avrei dovuto prendere forse quello al lato, ma sono furbo. Questo solo 50%? Sei danni, un danno, due di ridotta, due danni. Ok, abbiamo fatto un po' di danni. Più questi danni qua. Ottimo. Abbiamo fatto danni anche a lui. E tu puoi andare di granata incendiaria adesso. Granata! Ok, uno è morto, uno c'ha 6 danni ed è morto, questo ha 1 di energia ed è in fiamme quindi è morto. Tu, e dobbiamo uccidere questo di qua. Tu devi prendere il controllo anche del sectopod. Proviamo. Quanto ti costa provarci? Hai sempre una possibilità su 3. Vai! No. Cioè, poteva essere il turno migliore della storia, invece c'è qualcosa che non è andato bene. Ci ho preso anche dei danni. Quanta gente abbiamo? 1, 2, 3, 4. Allora, caramella. Se tu riesci a beccare il sectopod, gli fai un bel po' di danno. Facciamo centro perfetto su sectopod. 50-50. ...21 danni, credo sia il record. Poi tu devi venire... devi uccidere quello, quindi vieni qua. Mi sto muovendo. Devi beccare questo. 9 danni, c'è ancora uno di energia. Pitbull può colpire, devi colpire quello di là, quindi devi venire. C'è anche il cannone shredder tuo questo. Ce n'è per tutti. Perfetto. Questo muore da solo, quindi ho finito. Finito? Tu puoi violare. Puoi violare questo direttamente. Infiltrazione nel sistema in corso. C'è roba interessante.
Indizio su una struttura, violazione. Proviamo a fare questa. Giusto, giusto. Ottimo. Tu hai più 20 di Albert ha più 20 in violazione. Sono dentro. Quindi la prima missione l'abbiamo fatta. Abbiamo conferma dell'acquisizione dei file dell'Advent. Eliminate le forze ostili rimaste nell'area. E con questo ce l'abbiamo fatta? Da manuale. L'altro è sotto il nostro controllo. Sì. Tutti i nemici eliminati e area libera. Ottimo, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo un macello di gente ferita. Missione compiuta. Ma non per tanto, spero. E a quanto pare con dominio effettivamente è come eliminare un nemico dal gioco, perché diventa mio, però me lo porto a casa. Quindi avremo il nostro Archon da compagnia. Quindi bella 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 come missione. È andata molto meglio rispetto... è andata diversamente rispetto a come l'avevo iniziata prima purtroppo che si interrompesse la registrazione. Peccato, peccato. L'ho scoperto tra l'altro che per la CPU che si è riscaldata un po' troppo quel giorno in cui ho registrato. Ma va bene lo stesso, vediamo pure di tornare indietro e di fare questa missione, perché così posso darvi la serie più completa possibile. Quindi complimenti a tutti, abbiamo sicuramente una promozione in Albert, che a quanto pare c'ha la maschera facciale. Non mi ero mai accorto che avesse la maschera facciale, ma a quanto pare ce l'ha, la bandana. Chiamiamola con un termine un po' più giusto. Come al solito saltiamo sto filmatino. Ok, loro sono feriti gravemente superficialmente. Non stanno proprio benissimissimo. Abbiamo recuperato un grilletto sensibile e un nucleo di Lerium e un po' di cadaveri vari. Abbiamo l'analisi della torretta. Ok. Salve, comandante. E Pedro Gonzalez, che è parente di Omar Gonzalez, ovviamente. Pochi scienziati, un po' di ingegnere. Allora, l'ingegnere lo mettiamo qua. Vai a lavorare subito a scavare. Poi andiamo in armeria, perché tra i soldati abbiamo Caramella che va promosso. E va promosso con fuoco di copertura. Ora i colpi di guardia possono essere attivati da chiunque, da qualunque azione nemica, non solo dei movimenti. Ottimo. Ok, una cosa che deriva direttamente da Long War. Sono pronto a partire. E abbiamo una nuova ricerca. Le torrette usate dalla Advent in varie strutture e nei posti di blocco sono automatizzate, proprio come le altre unità meccanizzate degli alieni, i quali hanno investito moltissimo tempo nello sviluppo dei sensori ottici e del sistema di puntamento. Immagino che Shen vorrà esaminarli con attenzione dopo il disassemblaggio. Ottimo, quindi vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare con queste cose qua. Non sapevo neanche se potessero prendere. Al momento no, anzi no, al momento sì. Ok, reparto sperimentale, possiamo creare un'altra arma pesante. Le farò sapere appena abbiamo finito, comandante. Nel laboratorio psionico c'è sempre lui. Possiamo andare in scuola di guerriglia e mettere ancora DF? Cosa gli insegniamo? Gli insegniamo raccoglitore? Ok, abbiamo un po' di soldi ma non troppi, quindi direi che possiamo continuare per adesso. Ok, allora abbiamo delle riserve da recuperare qua, abbiamo le leghe da recuperare qua sopra, le riserve da recuperare qua sotto e stabilire il contatto qua, però per farlo... ah, abbiamo i dati anche per farlo. Prima andiamo a prendere queste riserve, però. Fanno sempre comodo. Sono sicuro che i risultati saranno intriganti anche per lei. Matrice difensiva. L'Advent non ha problemi a piazzare. È una struttura? Sistemi armati del tutto autonomi in prossimità dei cittadini. Una dimostrazione di quanto tengano la loro incolumità. Quando vuole, sono pronta a partire. La matrice difensiva riutilizza le torrette Advent recuperate come difese da impiegare in caso di attacchi terrestri dell'Avenger. Abbiamo attacchi terrestri all'Avenger? Ok, bisognerà stare attenti a sta cosa. Quindi l'ultimo slot è questo, però devo avere i soldi che sto recuperando qua. Cannone ricerca. Questo cannone esplosivo con IA guida il suo proiettile esplosivo intorno agli ostacoli per garantire il massimo impatto sul bersaglio. Un'unità di cannone ricerca è stata aggiunta al tuo inventario. Il cannone ricerca. Lancia psionica. Perché è in pausa? Perché non sta bene.
Ok, quindi è tornato. Snodo energetico operativo. Perfetto, quindi abbiamo lo snodo energetico operativo. Possiamo mettere l'ingegnere da qualche altra parte. Lo devo mettere qua tra poco. Quindi a questo punto lo mettiamo in comunicazione e resistenza per un attimo. Ritorniamo qua e poi vediamo, appena abbiamo i soldi, sistemiamo questa cosa. Ci arrivano i soldi giusti? Meno 75, 80. Perfetto, quindi adesso posso andare qua. Andare qua e dire costruisci la matrice difensiva. Ci spostiamo il signor Pedro. Ok, così Pedro per 7 giorni costruirà questa cosa. Il nostro mago che sta ancora diventando sempre più forte. E direi adesso che qua abbiamo finito tutto. Qua abbiamo finito tutto. Potremmo fare questo, però non mi interessa più di tanto a questo punto. Facciamo questo. Stabilisci contatto con l'Europa occidentale, perché così adesso abbiamo accesso alle due missioni importanti che abbiamo. Ok, abbiamo il nostro mago che ha la lancia psionica. Posso continuare l'addestramento e insegnare il fuoco spirituale. Infligge danni psionici garantiti al nemico, ignora, ripara le armature. Vai. Il nostro super soldato che sta diventando veramente figo. Tra poco arrivano i rifornimenti. 307, non so. Mi aspettavo molto dalla resistenza sotto la sua guida. E devo dire che si è superato, comandante. 307 li prendiamo subito? Andiamo a prenderli. Nuova rotta per l'Avenger. Andiamo a prendere anche le leghe a questo punto. Se rimangono ancora qua. Cannone Shredder, questo lo sappiamo già che cos'è. Le leghe sono sparite, ok. Colonnello dell'ODF è diventato capo sezione con raccoglitore. E adesso gli possiamo dare capo delle truppe, anzi andiamolo ad addestrare subito. Ignora. Possiamo reclutare il nuovo staff. Vediamo se questi 300 li posso usare in qualche maniera. Benvenuto, comandante. Uno specialista e uno scienziato. No. Non mi servono. Al mercato compro in base ai dati. I dati ne ho pochi, quindi no. Quindi andiamo un attimo qua e vediamo di allenare ancora dalla scuola di guerriglia. Prendiamo il signor DF e lo portiamo adesso con arrivo o contrattacco. Gli alieni entro la portata di comando del capo ottengono 10% alla probabilità di colpire con il fuoco di reazione. Gli alleati. Gli alleati entro la portata. No, investi un'azione per. Investi un'azione per conferire a tutti gli alleati entro la portata di comando più tra la mobilità per il resto del turno. Utilizzabile una volta per missione. Quindi questo è per andare più veloce. Contrattacco mi piace un po' di più. Quindi alleniamolo con questo. E portiamoci qua. Impostazione rotta per l'Europa occidentale. Vediamo di sistemare con l'Europa occidentale. Nel frattempo lui è diventato un mago e c'è il fuoco spirituale. Posso continuare dandogli furto spirituale. Fuoco spirituale conferisce all'operatore psionico metà dei danni inflitti in salute. Quindi gli ciuccio l'energia oppure fortezza. Andiamo di fortezza sto giro. Potrei acquistare anche un potenziamento e fare un secondo soldato. Anche no, dai. Direi che va bene anche così per adesso, per un po'. Ok. E abbiamo. Siamo riusciti a contattare le forze della resistenza in questa regione, comandante. Questo possiamo anche. Adesso abbiamo disponibili questa e questa. Quindi molto 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 bene. Possiamo anche costruire il ripetitore. Abbiamo la matrice difensiva. C'è un UFO atterrato. Ottimo, un bel po' che non vedevamo questa cosa. Andromedon, soldato d'elite, oplita d'elite, Archon, sectopod e mech pesante. Avvia missione. Impostazione
Prenotazione rotta per il settore dell'Africa occidentale. Ok, quindi andiamo in Africa occidentale. Siamo un po' lontani, ragazzi. Però va bene, ci facciamo il tratto, ci facciamo mezzo deserto del Sahara a piedi. E andremo con questa squadra: Giullare, Sherman, Caramella, Spidey, Dragon, Shadow, Lady Boom e Vader. Manca il DF che è impegnato nell'allenamento. E ci vediamo nella prossima missione di XCOM 2. Io sono Ace the Brave, namaste and be brave.